Si diceva insomma che questo libro era già stato pubblicato non in tantissime copie, e erano andate esaurite continuamente, quindi facevano delle piccole ristampe continuamente. Alla fine si sono stancati anche di fare delle piccole ristampe, non lo so perché. Io trovo, non dico la casa editrice di prima perché magari è qua da qualche parte, non lo so, forse è stata, no, vabbè. Ci potevano stamparne più copie, già che Sì, c'erano, cioè c'è insomma. stato un momento in cui veramente hanno detto basta, ti ridiamo in mano tutto, basta esaurirsi così sto libro, deve stare in libreria. Eh sì, vabbè. Fatto sta che Eccolo dopo un qua. po' di anni sono riuscito a rioccuparmene e con Bao Publishing ho ristampato il libro, aggiungendo però una cinquantina di pagine a fumetti, perché Bao Publishing comunque sapete che è una casa editrice di romanzi a fumetti. Questo è di per sé un romanzo scritto da un fumettista che contiene tanti fumetti, insomma, quindi una cosa un po' spuria, come si diceva quando si studiava matematica. È un diario che io ho tenuto non tanto per farne un libro, devo dire la verità, però volevo che ci fossero dei documenti scritti dal papà che restassero per le figlie una volta che sarebbero state in grado di leggere, di capire cos'era successo i primi giorni, insomma, che ci siamo incontrati. Per cui riguarda questi 45 giorni in Colombia, dove io e Caterina, mia moglie, siamo andati ad adottarle, ed erano lettere che scrivevo a chi a casa si aspettava notizie, insomma, come andavano le cose. Le cose andavano ovviamente splendidamente male, però insomma ce l'abbiamo fatta, nel senso che non è facile, ovviamente, cioè, di punto in bianco in Colombia io mi sono trovato in casa due nani terribili, terribili, piangevano, facevano la cacca, facevano delle cose come fanno tutti i nani, insomma, no, poverini. E cercavamo, insomma, di essere simpatici con loro, e loro si buttavano per terra, insomma, non entravano in ascensore, oppure non uscivano dall'ascensore, oppure non facevano il corridoio, oppure non camminavano per strada, insomma, tutto quello che potevano fare per opporsi a noi lo hanno fatto e lo stanno facendo ancora, cioè questa è la cosa bella. Non è finita. Per cui non so, Giovanna, domani andiamo, anzi domani, dai, vestiti perché andiamo in pizzeria e poi al cinema. No, non vengo, ma non viene, cioè, ma è meraviglioso essere genitori, io ve lo auguro, perché vi dà tanti stimoli e non lo E so, tante belle. e tante belle cose da raccontare, insomma, Esatto. ecco, quindi vabbè, insomma, ce l'abbiamo fatta. Però ecco, ripeto, è stata una cosa complessa, per noi è durata circa 9 anni, perché abbiamo fatto il giro 2 volte, insomma, come Gardaland, in sostanza quando ci andate a Ferragosto dovete fare il giro al Blue Tornado, non è che ci mettete quei 10 minuti a fare la coda, cioè ci mettete un'ora, un quarto, ecco, per fare proprio tutto la... Se poi lo volete fare 2 volte, state lì tutto il pomeriggio, ecco.